Mauro, allora, l'altra volta non c'è Salvini e tu hai vinto le elezioni. Esatto. Questa volta viene Salvini e vinciamo le elezioni nazionali. Vinciamo le elezioni nazionali, ma noi a Chioggia vogliamo avere un parlamentare. Chioggiotto, o una donna. Decideranno le segreterie. Dobbiamo anche noi fare la nostra parte. Il nostro segretario Gaetano Doria ha portato a casa il consigliere regionale, il sindaco, e adesso Gaetano Doria ha una missione che è quella di portare un parlamentare di Chioggia. Oh, o una parlamentare sociale. C'è una certa Calamiri, se lo dice anche una parlamentare, se arrabbia a morire, gli viene i travagli. Noi non facciamo differenze tra uomo e donna. Okay, l'importante è che sia un chioggiotto. Anche se nelle vicinanze, dai. Fa comodo anche se è nato a Chioggia. Fa comodo anche al sindaco avere un collegamento, poi, a parte che, ripeto, con i parlamentari che abbiamo adesso c'è già un filo diretto da anni. Ecco, avere uno di Chioggia magari dici che conosca anche la città. Sì, ma scusami, noi Chioggia sono 50.000 abitanti, Rovigo ha meno abitanti di noi, Belluno ha meno abitanti di noi. Esatto. Mi sembra che la volta giusta che Chioggia deve entrare. Chioggia, quando dicevo che Chioggia deve tornare ad essere protagonista, deve tornare ad esserlo anche a livello politico, chiaramente. Però ripeto, già con i parlamentari adesso andiamo bene, e con la Chetti Fogliani, con la Giorgia De Ruzza, con Alex Pazzaro. Quindi ripeto. Hai cominciato a seguire i consigli che ti ho dato? Ho cominciato a seguire i consigli, ma mi dice che dalle ore 15 non devo più mangiare. Ma non tutti i giorni. È impossibile. Non è vero, ma non tutti i giorni, 2 giorni alla settimana. Io voglio un sindaco che sia in linea. Adesso mi devi dare buon esempio. Quindi 2 giorni alla settimana sono però, qua. Però anche questo che riprende. Ma lui ha lui è dimagrito 10 kg. Sì, da anni che lo vedo così. Si frega tutte le donne. Sì, è da anni che lo vedo così. No, è dimagrito. Ecco, ciao.